Tre modi utili per organizzarsi lo studio. Mi ringraziate dopo. Numero 1, alla vecchia maniera con le to-do list che faccio giornalmente. Io vi consiglio di comprare queste da Tiger che costano tipo 1 euro e voi ogni giorno vi segnate tutte le cose che dovete fare, specialmente nei weekend, in modo tale da andare poi a spuntare mano a mano le cose fatte e vi motiverà un sacco per andare avanti. Numero 2, dovete scaricare l'applicazione che si chiama Trello. Io l'ho scoperta tipo 2 settimane fa e mi ha rivoluzionato la vita, infatti la sto anche usando per un progetto. In pratica si suddivide in 3 sezioni, una con le cose da fare, una con le cose in esecuzione e l'altra con le cose finite. In pratica questo serve moltissimo quando si hanno tantissime cose da fare, io me lo immagino tipo in sessione, in cui nelle cose da fare mettete tutti gli argomenti dell'esame e poi mano a mano mettete in esecuzione e in finito le cose che oramai avete completato. Così da avere tipo una panoramica generale della vostra situazione ogni giorno. Numero 3, molto banale. Vi consiglio l'app Forest, molto utile per studiare perché voi dovete impostare innanzitutto un periodo di tempo in cui volete studiare. In quell'arco temporale crescerà una piantina e se voi smetterete di studiare la pianta morirà.